perfetto. Bene, siamo arrivati, non dire parolacce zia perché siamo in registrazione video. Oggi siamo qui a Torre Guaceto, non venivo veramente in questa spiaggia da anni. In realtà quando ero bambino questa spiaggia non era neanche veramente utilizzabile, era famosa solo come riserva naturale. Adesso vedete Danilo che si appropinqua dopo avermi fatto penare le pene dell'inferno in attesa che arrivassero insetti di tutti i tipi. Comunque il posto negli anni è diventato veramente bello. Osservate la zia che saluta affaccendata da tutti quanti gli uccellini e le schifezze che le ruotano attorno. Mirella saluta il pubblico da casa. Danilo, fai un commento saggio. Grazie, e... seguito. Perfetto. Come potete vedere la spiaggia... Votate! Comunque... Votate, votate, votate che se votate, potete vincete. Votate. Andiamo al gazebo della WWF che almeno c'è l'ombra. Quello che sentite è Danilo che suggerisce una scelta saggia, come dal suo personaggio ci si sarebbe aspettati. Adesso procediamo in questa valle. Gli antichi romani avevano edificato degli scogli qua, ma è arrivato il Brindisino e ci ha costruito su una splendida struttura a prova di, credo, qualunque... Ah, quindi la... Sì, adesso la vediamo. No, guardate. Ah, guarda. In ogni caso il panorama è davvero splendido, come potete vedere. Non parlo solo di me, ovviamente. Quindi seguiamo i due avventurieri che vanno avanti. Vedete davanti a noi un'altra spiaggia. Quell'altra di prima era più bella, ma questa è sicuramente più ampia. Oggi la giornata è caldissima. Io ho avuto la stupida idea di non portare nulla che potesse servire per il mare e di conseguenza non sono attrezzato. Penso che tornerò di notte con le mie mutande, le cose uniche che mi sono portato. Quelle dovrebbero essere sufficienti a poter fare un bagno. La temperatura è veramente incredibile oggi. Ci stanno portando a un posto dove non ho capito dove dovrebbe essere, che c'è ombra. Danilo, ma ci dobbiamo ammazzare e tuffare? Dovrebbe andare? Direttamente. Ho la discesa rapida! Spintone! Io adesso faccio una panoramica sul mare e poi chiudo. Veramente la bellezza, questa è una delle poche cose. In Brindisino basta che c'è la spiaggia ed è contento, però come tutti quanti i beni naturali sono cose che vanno davvero curate, mantenute, perché è brutto dire tante volte queste bellezze non ce le meritiamo e lasciamo che una manciata di teste di cazzo veramente rovini questi paradisi. Sono perfetti così come sono, come diceva Leibniz, in questo caso la creazione è perfetta così come. Vi lascio un po' col mare,